Oh Max, hai saputo? D'Agostia scrive che 15, 16, 17 aprile a Roma c'è la commissione trilaterale. Lo scrive anche No Censura, anzi, soprattutto No Censura. 15, 16, 17 aprile c'è la commissione trilaterale. Ma tu sai che cos'è la commissione trilaterale? Certo, ne abbiamo fatto tutti i libri. Addio al debito, l'uomo e il denaro, la moneta di Satana, Atlante delle Iene, la Matrix europea, il signoraggio di Carlo. E addirittura oggi ne ha parlato ieri. Mi ha parlato anche ieri. Bene, io direi che forse è il caso di andare a fare un saltino, perché tanto se non ci andiamo noi, Chi cazzo ci va? chi cazzo ci va? Che dici? Ci andiamo a fare un salto? No. Eh sì, torniamo subito. Erano ben 33 anni che l'assemblea plenaria, una sorta di leggendaria spectre, non si riuniva in Italia e per l'occasione è stato letteralmente blindato l'Hotel Cavalieri di Montemario. Nessuno troverà dispetto di alcune anacronistiche vulgate cappucci grembiulini. Tuttavia questo club esclusivo mantiene ancora il fascino ambiguo e un po' esoterico di quando nei primi anni 70 venne fondato da David Rockefeller ed Henry Kissinger, ai quali si accodò per l'Italia Gianni Agnelli. Sì, Monica Maggioni, il presidente Rai. Tra gli italiani presenti c'è da sottolineare due ministri attuali, Maria Elena Boschi e Paolo Gentiloni. Invece assente giustificata sarà il ministro, ex ministro Federica Guidi, proprio lei che della Trilaterale è stata per lungo tempo membro attivo. No? Non era la Maggioni? Cosa dice il documento qua di presentazione? Allora, le Trilateral Commission. Chi è il moderatore? Monica Maggioni, presidente Rai. Quindi vuol dire che la RAI farà un servizio in merito per dirci di cosa hanno parlato. Tu dici? Io dico? Io non dico. Ti ricordi che l'hai fotografata a Bilde nel 2014? Ah già, è vero, e noi ci chiedevamo ma che cosa ci faceva lì la Maggioni a Copenaghen. Poi abbiamo scoperto che subito dopo è diventato il presidente della RAI. Guarda caso. Guarda caso, è sempre un caso, eh. In qualche modo riusciamo ad intruforarci all'interno della Story Hotel. Laddove si tiene il meeting della trilaterale. E una volta raggiunta proprio la zona rossa, davanti a noi passa il senatore a vita Mario Monti. Proviamo ad avvicinarlo, ma qualcuno della sicurezza si accorge della nostra presenza e veniamo bloccati. Subito dopo, dietro di lui, c'era il presidente dell'Unione Europea, Herman Van Rompuy. Anche lui riusciamo a identificarlo, ma non riusciamo ad avvicinarci. E questa volta sono appunto quelli della sicurezza a identificare la nostra presenza all'interno dell'albergo e ci accompagnano all'uscita. Tutto il resto sono documenti. Com'è il nome? Ferruccio Gaetano. Visto che non è possibile informare come si deve, noi mettiamo lì. Questo da noi non possiamo aiutare poco. Ci mancherebbe. Lei lo sa che cos'è la trilaterale? No, non lo sa. Non faccio parte. No, dico, no, no, dico se lo sapeva, cioè, non ho detto se lei ne fa parte. Se lo sa che cos'è? La trilaterale è una riunione in stampo massonico, dove personaggi con ruoli chiave si riuniscono per discutere senza testimoni di argomenti che dovrebbero essere oggetto di discussione parlamentare. Tra gli argomenti di questo meeting, oltre alle questioni politiche internazionali, risalta il punto Shaping the Future of Italy in the Europe, che letteralmente vuol dire plasmare il futuro dell'Italia in Europa. Carlo Secchi, presidente della Trilateral Italia, dopo una riunione nel 2014 disse: «Dopo Prodi, Monti e Letta, ora al governo abbiamo la Guidi. Abbiamo chi? Chi è Secchi?» Ma veniamo alle immagini. Ma perché Mario Monti e Van Rompuy? Mario Monti, rettore della Bocconi, ex primo ministro, secondo molti esperto di politica e finanza, ma in un'intervista disse questo. Guarda l'Europa, anche l'Europa, non dobbiamo sorprenderci che l'Europa abbia bisogno di crisi e di gravi crisi per fare passi avanti. I passi avanti dell'Europa sono per definizione cessioni di parti delle sovranità nazionali a un livello comunitario. È chiaro che il potere politico, ma anche il senso di appartenenza dei cittadini a una collettività nazionale,
possono essere pronti a queste cessioni solo quando il costo politico e psicologico del non farle diventa superiore al costo del farle, perché c'è una crisi in atto visibile e conclamata. E non solo, e anche se rettore della Bocconi pare non conoscere la nostra storia. Cioè, io confesso, è sicuramente una lacuna, non so bene cosa sia la massoneria, ma lascio a voi ogni tipo di riflessione in merito. Poi c'è Herman Van Rompuy, che il 12 novembre del 2009 venne invitato dal presidente del Bilderberg d'Avignon nel castello di Val Duquesne, il tutto a porte chiuse. 7 giorni dopo divenne il presidente dell'Unione Europea, ma per fortuna non siamo gli unici ad accorgerci di tutto ciò. E Farage, all'interno del Parlamento Europeo, chiese pubblicamente a Van Rompuy chi lo avesse votato. And I'm sorry, but after that performance earlier that you gave, and I don't want to be rude, but you know, really, you have the charisma of a damp rag and the appearance of a low-grade bank clerk. And the question that I want to ask, the question that I want to ask, that we're all going to ask, is who are you? I'd never heard of you. Nobody in Europe had ever heard of you. I would like to ask you, President, who voted for you? And what mechanism? Oh, I know democracy is not popular with you lot. Come potete vedere, questi personaggi sono ancora qui, a prendere decisioni e far valutazioni per popoli e governi, scavalcando ogni forma di democrazia e sovranità. Se pensate che tutto ciò sia una combinazione, vi sbagliate di grosso. Forse avete dimenticato di leggere qualche documento. La Trilaterale ha violato la legge Anselmi, la quale vieta le riunioni di autorotazione massonica a quei personaggi che, data la loro natura, possono influenzare governo, politica e Parlamento. Ma fuori dall'albergo non abbiamo visto nessuno chiedere spiegazioni in merito. La cosa ancora più strana è che partecipava addirittura il presidente della RAI, Monica Maggioni. Ma in questa circostanza non abbiamo visto nessuna telecamera RAI. Chi dovrebbe vigilare su tutto questo? Il presidente della vigilanza RAI, Roberto Fico. Roberto, fai qualcosa! Muoviti, fai qualcosa contro questa Maggioni! Ma che ve lo devo fare? Voi dove eravate? Plasmare l'Italia.